parlare di Vermut vuol dire parlare anche di un pezzo di storia italiana, e un pezzo di storia italiana che è stata, dal punto di vista industriale, di prodotto, di made in Italy, uno dei cavalli di battaglia italiani in senso lato in giro per il mondo. Quando parliamo di Vermut italiano, quando parliamo di Vermut Torino, stiamo parlando di una delle bevande più bevute in assoluto al mondo ancora oggi. E la Freisa è in qualche modo sempre un prezzemolino che lega tutte queste questi ambiti. Quindi noi oggi abbiamo incentrato con questa degustazione un pochino l'attenzione sul vino, ma di Freisa in Freisa sarà veramente una commistione, come dicevo, di sensazioni e di esperienze. Lascio la parola a questo punto al moderatore. Sì, no. Visto che hai citato che questo prodotto arriva appunto, un prodotto astigiano, quindi un altro dei territori, ci tenevo a ricordare appunto, non è qui con noi oggi il presidente del consorzio Barbera d'Asti e Monferrato, dove ci sarà comunque un'ulteriore manifestazione poi il primo di luglio. Castello di Montucco. Castello di Montucco, sì. E quindi appunto questa catena si aggiunge di ulteriori anelli e proseguiranno poi ancora, quindi c'è il periodo della vendemmia, cioè questo cinquecentenario del 2017. Prima ancora Collisioni. Celebrato, c'era la manifestazione di Collisioni, che è una grande manifestazione di cultura varia, nel senso che si parte, quest'anno che venga a suonare Robin Williams a Collisioni, e vi assicuro, io sono stato qualche volta, ancora l'anno scorso, a Elton John, vedere un grande concerto in mezzo ai vigneti e con un buon vino in mano non è un'esperienza, non è un'esperienza da fare. Peggio, quest'anno a Collisioni ci sarà anche la presenza del nostro festeggiato, il nostro Freisa. Tra l'altro avete notato, questa è poi una chiarezza simpatica, se si dica la Freisa o Freisa, l'avete sentito dire in un modo o nell'altro. Che molti ci sono, probabilmente il Barbera, l'altro vino che è la Barbera, il Barbera, ma anche Freisa a questa diatriba linguistica che la accompagna. Lascio al gusto di ciascuno decidere se sia abbia più carattere di femminilità o di mascolinità, e quindi declinarlo come meglio creda. Non facciamo questioni di genere, no? Assolutamente. Qualcuno suggeriva usare cose tipo l'apostrofo, come si usa, ma noi evitiamo. Ognuno se lo declini come preferisce. Marina, torniamo a te, perché appunto abbiamo citato Slow Food, che in realtà c'è la presenza anche di Slow Food, ma anche di Petrini, un po' sganciata da Freisa e Freisa, ma lascio a te spiegare come. Sì, dicevo prima che la nostra grande ambizione è quella di ragionare in termini di territorio, ed è proprio in quest'ottica che da tempo stiamo creando una rete di comuni, al momento sono circa 23, in modo da poter ragionare su quali sono le politiche migliori di governance del territorio, ma di farlo insieme. E sempre in un'ottica di apertura, Chieri quest'anno, no, l'anno scorso, è diventata città di Terra Madre, nel senso che ha accolto in occasione di Terra Madre a Torino circa 60 brasiliani, contadini brasiliani. E in questo modo sono partite alcune relazioni importanti, riconoscimenti, ed è stato così un onore per noi il fatto che Carlo Petrini ha scelto Chieri come luogo per realizzare il primo degli incontri delle città di Terra Madre a livello regionale. Quindi venerdì 16 ci sarà questo primo incontro e Chieri attribuirà la cittadinanza onoraria a Carlo Petrini. Questo sempre in un'ottica di sottolineare che è buono, pulito e giusto lavorare con un'etica importante e corretta nel rispetto dei prodotti della nostra terra deve essere comunque sempre alla base di ogni tipo di politica, tanto più se sono le politiche dedicate alla salvaguardia del nostro territorio. Quindi anticipavo solo che ci sarà anche così, temporalmente il giorno 16 il presidente di Slow Food. No, io direi, prima del dulcis in fundo che Gian Piero, con cui abbiamo sentito saltare i tappi, fatto apposta perché volevo annunciarlo, quindi sarà il nostro brindisi finale. Mentre lo versa, chiederei voi se avete qualche domanda e curiosità. Vi abbiamo dato tante informazioni, ma prima del brindisi, del dulcis in fondo, appunto, vi lascio. Se avete qualche aspetto che desiderate approfondire, parlate ora o mai più. Come
Oppure il 17-18 giugno venite, ci sono sul posto. Volentieri. Domande non ce ne sono, come al solito. Di solito è una buona notizia perché mi piace la bocca impegnata ad assaggiare qualcosa. Beh, intanto io vi dico.